Arriviamo a questo punto a una canzone che ritengo essere uno dei momenti più particolari di questo E riusciti del primo album. È una canzone che, risentita ad oggi, ha una sorprendente attualità nell'arrangiamento, e questa cosa io la devo naturalmente a tutti gli amici della premiata Fonderia Marconi, che sono i musicisti dell'album, e agli arrangiamenti del maestro Claudio Fabi, grande compagno d'armi, poi anche in seguito in tutte le avventure negli Stati Uniti e tutti gli album che ho registrato in America. È una canzone che è nata sui gradini di Piazza Duomo, in mezzo a un grande punto interrogativo che un ragazzo giovane può avere sulla testa, cioè se questo cammino di musica è la cosa giusta da fare. E mi è nato un testo che mi ha regalato anche una sorpresa inaspettata, cioè il Duomo di Notte è entrato a far parte delle 100 canzoni internazionali in una classifica fatta dal magazine GQ. Io voglio tornare in quel preciso istante che per me è indelebile nella memoria, riportarlo qui con tutti voi e dedicarvi il Duomo di Notte.